Adagiata nella digradante pianura salentina, in una posizione quasi mediana fra Brindisi e Taranto, sorge Mesagne. Il nostro sarà un breve viaggio in questa città alla scoperta delle sue origini e dei suoi notevoli monumenti. L'intento che ci ha guidati è quello di fornire un documento filmato del ricco patrimonio di testimonianze storiche della città. Il percorso che seguiremo sarà dettato dalla curiosità del visitatore che giunge a Mesagne per la prima volta. Senza dubbio è il castello il monumento che più di ogni altro colpisce ed affascina una volta giunti a Mesagne. L'attuale costruzione è il risultato di vari rifacimenti. Fino agli inizi del 1400, il castello è stato distrutto e ricostruito più volte via via che si susseguivano nel territorio le invasioni e le guerre. Maestoso ed imponente, questo si erge nel centro cittadino come un cardine attorno al quale ruota la vita della città. Fu Giovanni Orsini del Balzo che nel 1417, divenuto principe di Taranto e governatore del castello, lo trasformò da semplice baluardo militare a residenza signorile, capace di accogliere, come avvenne, diversi principi e regnanti del tempo. Il castello era il nodo dal quale partivano le mura che cingevano la città. Le fortificazioni, di cui ci rimangono poche tracce, erano abbastanza imponenti. Questa cinta muraria ha avuto fino agli inizi del 1600 solo due porte, una a nord che ancora oggi esiste anche se rifatta nel 1784 e l'altra a sud, abbattuta nel 1834. Nel 1606, per migliorare la viabilità cittadina, fu aperta verso Levante una terza porta, detta Porta Nuova, rifatta nel 1702. Ma ritorniamo all'interno della città. Il borgo medioevale è costituito in buona parte anche oggi da strade strette e tortuose, con abitazioni seminterrate, con il tetto basso e le finestre piccole. Architettura tipicamente medioevale fa contrasto l'architettura dei palazzi signorili costruiti dopo il 1500. Il castello era il filtro attraverso il quale la città comunicava con il mondo esterno. La piazza, oggi piazza 4 Novembre, era il filtro della vita interna di Mesagne.
Qui la vita civile aveva il suo fulcro. I commerci, i traffici, gli avvenimenti importanti per la collettività passavano per la piazza. Anche la vita religiosa della città aveva ed ha ancora il suo simbolo più importante sulla piazza, la chiesa. La pianta della chiesa è a croce latina. Essa fu innalzata nel 1600 sui ruderi di una preesistente chiesa e dedicata a tutti i santi. I suoi ordini di architettura. La facciata e il frontone, con al centro l'insegna di Mesagne costituita da una palma in mezzo a due spighe di grano. La chiesa madre custodisce alcuni dipinti di pregevole fattura. Tra questi, la Vergine del Carmelo del pittore Giuseppe Bonito, risalente al 1786. Sotto il presbiterio si accede per una scala di marmo ad una cappella con un altare e un magnifico crocifisso ligneo. Le origini della prima chiesa matrice sono sconosciute. Sempre in piazza 4 Novembre è d'obbligo un'attenta visita al Museo archeologico Ugo Granafei. Il museo raccoglie moltissime testimonianze dell'età preistorica, messapica, romana e medioevale, relative al territorio cittadino e alle immediate vicinanze, con particolare riferimento ai villaggi di Muro Tenente e Muro Maurizio. Si conservano inoltre i reperti trovati nelle varie ville romane, gli arredi funerari e i vasi di varie fattura a diverse colorazioni. Il museo, che oramai è un punto di riferimento stabile per l'archeologia, è corredato di una biblioteca e di un laboratorio di restauro. Fanno spicco alcune collezioni di monete greche, romane e medioevali. Un settore del museo è dedicato alle iscrizioni latine rinvenute a Mesagne e nel territorio circostante, come l'iscrizione onoraria per Dioveimo Urgo della fine del II secolo a.C., che testimonia la presenza del culto di Giove. Importanti iscrizioni dedicate a Liberti e Servi ci testimoniano come tutta l'area avesse in epoca romana un'attività fiorente sia agricola che commerciale. Affianca al museo un'altra importante istituzione, la Biblioteca Comunale, ricca di oltre 15.000 volumi. La visita al museo ci spinge ad uscire da Mesagne. A poca distanza dalla città troviamo in località diverse due villaggi apuli che testimoniano una fiorente attività umana fin dal VII secolo a.C. Muro Tenente, identificato forse con l'antica Scamnum, ha rivelato con le campagne di scavi condotte dalla soprintendenza alle antichità un'intera necropoli messapica. L'individuazione di un tratto di strada romana che si ricongiunge alla via Appia, numerosi reperti fra cui anfore, lucerne, piatti, vasi e monete conservati nel Museo Nazionale di Taranto, ma che ritorneranno quanto prima in Mesagne.
Muro Maurizio è l'altro villaggio che, al pari di Muro Tenente, offre un potenziale inestimabile di reperti del periodo messapico e romano. Anche qui numerosi rinvenimenti tombali, con vasi ed arredi funerari, monili, eccetera. Questi due villaggi, non essendo stati toccati nei secoli da nuove espansioni urbane o da lavori agricoli, hanno conservata quasi intatta la loro originaria struttura e perciò rappresentano delle vere miniere per gli archeologi. Altre importanti testimonianze dell'età romana le troviamo in Contrada Malvindi, dove affiorano le strutture di un impianto termale. Gli scavi, poco alla volta, stanno rivelando gli ambienti di un complesso edificio che sicuramente non poteva essere isolato nella campagna. Doveva quindi essere collegato con una zona abitata non distante. La presenza di condutture di vapore in tubi fittili che sfociano in alcuni ambienti e la probabile intercapedine ricostruita su questo pavimento dal paziente lavoro degli archeologi fanno pensare a degli ambienti riscaldati tipici delle terme romane. Occorrerà comunque continuare a scavare per definire le dimensioni e le finalità dell'edificio. Gli scavi condotti sino ad ora hanno messo alla luce solo una minima parte dei tesori archeologici esistenti nel territorio di Mesagne. È infatti molto frequente che durante i lavori edilizi avvengano importanti ritrovamenti. Ecco ad esempio una monumentale sepoltura scoperta per caso durante uno scavo. È probabilmente la tomba di un dignitario del III secolo a.C. Riprendiamo la nostra visita alla città. Un altro tempio molto caro ai mesagnesi è la chiesa della Madonna del Carmine. Il culto verso questa Madonna iniziò nel 1521 con la venuta in Mesagne dei padri carmelitani e nel 1651, dopo numerosi prodigi attribuiti alla sua opera, fu proclamata patrona e protettrice di Mesagne. Preziosissimo al suo interno, il ritratto della Madonna eseguito da Francesco Palvisino da Putignano. In queste immagini vediamo alcune fasi dei festeggiamenti in suo onore tenuti nei giorni 15, 16 e 17 luglio. La devozione religiosa dei mesagnesi è stata sempre molto viva. Ne sono testimonianza le numerose chiese monumentali della città, i riti religiosi intensamente partecipati, attestanti una tradizione religiosa antichissima, radicata in gran parte dei mesagnesi. Continuando il nostro itinerario cittadino, giungiamo davanti al Palazzo Municipale. L'edificio era un convento costruito nella prima metà del 600 per i monaci celestini, un ordine soppresso nel 1800. Affianca il convento una chiesa dedicata a Santa Maria. Poco distante il teatro comunale, una struttura eretta alla fine dell'Ottocento in fase di recupero e restauro da parte dell'amministrazione del comune di Mesagne. In piazza Alessandro Romano sorge l'imponente chiesa della Santissima Annunziata, la cui costruzione iniziò nel 1699.
Essa è rimasta incompiuta nella facciata. L'interno, con l'originale pianta ottagonale, conserva fra le altre opere dipinte la gloria dell'ordine domenicano, unica nel suo genere. E la Madonna che appare a San Giacinto, del pittore mesagnese Gian Pietro Zullo. Sul retro della chiesa c'è un bellissimo portale murato, scolpito da Francesco Bellotto di Nardò nel 1555. Poco distante, quasi all'estrema periferia di Mesagne, c'è la chiesa di San Lorenzo. La chiesa del VII secolo d.C., pur avendo subito alcune modifiche nei secoli, conserva ancora le tracce dei magnifici affreschi che la decoravano. Vicino al castello non possiamo tralasciare la villa comunale. Il giardino posto al centro della città è il punto di ritrovo dei giovani mesagnesi. Dicevamo prima dei riti religiosi. Vi mostriamo ora alcune suggestive immagini dei riti della Settimana Santa. Le statue di cartapesta portate in processione per la città raffigurano la passione di Gesù. Manifestazione importante si svolge durante l'Epifania. Un nutrito gruppo di figuranti rappresenta la Natività secondo i canoni tradizionali. Continuando la nostra visita alle chiese di Mesagne, giungiamo alla chiesa di Mater Domini, costruita a cavallo tra il 500 e il 600, a pianta a croce greca. La cupola di maiolica variopinta è stata innalzata nel 1700. All'interno, sull'altare maggiore, un affresco della Vergine restaurato nel 1605 dal mesagnese Zullo. Ancora una tela e una statua raffigurante Sant'Antonio Abate. L'itinerario seguito ci ha permesso di tracciare sommariamente le bellezze di Mesagne. Ma intendiamo dare uno sguardo anche alle attività produttive che affermano la città sempre più all'attenzione nazionale ed internazionale. La ricchezza maggiore è l'agricoltura, che grazie alla generosità della terra e ai moderni metodi di coltivazione consente di produrre e trasformare industrialmente i prodotti. Vediamo qui una di queste industrie al lavoro. Carciofi, pomodori e pesche sono i principali prodotti lavorati. Spazio notevole
ha anche la tradizionale produzione di olio e di vino. Quest'ultima orgogliosamente rappresentata dalla cantina sociale della Riforma Fondiaria, la più grande in Puglia per quantità di uve lavorate. Questa abbondanza di produzione agricola non poteva non riscontrarsi nella cucina tipica mesagnese, ricca di verdure e di carni secondo la migliore tradizione pugliese. Con queste immagini lasciamo Mesagne, una città che cresce e si sviluppa, riscoprendo e valorizzando sempre più il suo ricco patrimonio di storia.